guardalo il No. cucciolotto, che facciotta beata. Ehi, sveglia, ce n'è un'altra! Se non ti fa dormire questa, non ci riuscirà nessun'altra. Cenerentola, di cui nessuno si ricorda. Tanto tempo fa, in un lontano e magico regno, vivevano insieme alcune donne e, sorpresa, sorpresa, non erano esattamente in armonia. Ehi, Cenerentola, come va con i pavimenti? Non sono molti i personaggi qui con cui dividere il lavoro. Continua a lavare quella macchia di popò, così posso farla di nuovo nello stesso punto. Un giorno rimpiangerete di essere così cattive con me. Trovo così ingiusto che ci chiamino le perfide sorellastre. Certo, sarebbe perfido chiunque se avesse per padre Bruce Jenner. Ehi, ragazze, sentitemi la guancia, sembra un sederino! Mi aveva rubato la tromba! Cioè, non so quello chi era, ma questo qui è una pergamena del principe azzurro! È un invito al ballo in onore del principe? Sembra sia in cerca di una con cui passare il resto della sua vita. Beh, quella non sarai tu. Già, c'è un motivo se la favola non si chiama Cenerentola. Invece si chiama così. Ah, beh, questa non è una buona cosa per noi. Dicevate che se avessi avuto un bel vestito sarei potuta venire al ballo. Come hai fatto ad avere quel vestito così in fretta? Oh, sapete, ho un debole per la moda e sono piuttosto brava con le mani. Non ci posso credere. Mi preoccupa la sceneggiatura che le abbiamo dato. Beh, anche questo non è carino. Sono delle gran puttane. Cenerentola, io sono la tua fata madrina. Fata nel senso magico, non nel senso di travestito. Oh mio Dio! Voglio che quella puttana di Biancaneve ammetta di aver abortito. Vestito nuovo? Vuol dire che potrò andare al ballo. Ah, che magnifico vestito! Ma come faccio ad arrivare al ballo? Non ho un cavallo né una carrozza. Ma sì, cambiami pure in quello che vuoi. Sì, forte, grazie. Ehi, è tutto a posto qua dentro. Ah, fa male! Fa male! Queste sono le mie figlie e faranno di tutto per diventare le sue principesse. Vero, ragazze? Vede niente che le piace. Oh, io sono così calorosa e tutta umidiccia. Certo che fate schifo, ma restate nei paraggi e non si sa mai. Ok, prima di tutto, ovviamente, il vestito. Wow! E lei puzza leggerissimamente meno di chiunque altro nel regno. Oh, ehi, grazie, mi sono fatto il bagno l'anno scorso. Ehi, dove stai andando? Torna indietro! Ti ci sei strofinata contro, devi occuparti di lui adesso! Aspetta, hai dimenticato la scarpetta di vetro! È una scatola di preservativi. Ah, proprio quando si stava per concludere! Eravamo lì lì per baciarci. Perché la magia non poteva durare 5 minuti di più? Adesso non diventerò più una ricca moglie nulla facente. Mi dispiace che si sia infranto il tuo sogno. Mio signore, non la troviamo! Abbiamo cercato in lungo! Avete cercato in largo? No! Dovete cercare in largo, manca l'altra metà! E così il principe girò tutto il regno in cerca del piede giusto per la scarpina di vetro. Cioè, non proprio tutto. Saltò la parte sud della città che, anche ai tempi delle favole, era... diciamo chiacchierata. E chiunque riesca ad infilare la scarpina sarà la mia principessa. O il mio principe. Sono bisex. Sei tu! Lei! E così due persone che avevano ballato insieme una sola volta iniziarono un duraturo e sconsiderato rapporto e vissero felici e contenti per 7 mesi. Si separarono per ritrovare se stessi e poi si rimisero insieme. Litigarono quando la madre di lui si ammalò e ora non si messaggiano più neanche su Twitter. Fine.